Allora, io sono Marcus Grana e signore e signori, bentornati! Guardate chi c'è qui dentro in una nuova puntata di Terrarione moddato con la Calamity Mod e non solo. Vi ricordo che questa serie è in sostituzione della mia, cioè, a causa della mia assenza per almeno 3 settimane, quindi spero di farvi cosa gradita con questa seconda puntata in cui andremo a esplorare il sottosuolo, dato che a sinistra c'è la Crimson che ci rompe Airbook. È arrivato Franco, questo si chiama Franco, ho deciso così, che ci dà bombe dinamiti e granate. Grazie, molto gentleman, ma forse non ci serviranno, o forse sì, non lo so. Vabbè, comunque, il mio obiettivo adesso è prendere tutte le pozioni con B. Come potete vedere ho una luce, scavo più veloce, guardate i buff. Vabbè, questo no. Brillantezza, velocità, minatore e speleologo. In pratica adesso siamo più veloci, vabbè, si capiva. E con lo speleologo ci fa vedere dove sono i materiali rari. Quindi non la terra, non la sabbia, non l'argilla, non le solite cose, ma i materiali rari. Ora, visto che noi abbiamo già tutto il full set di rame, la mia proposta è andare verso i materiali diversi da ramen, tipo questo. Tu, 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 tu. Ferro, perfetto. Quello a destra è ramens. Ovviamente scavando nelle profondità ci imbatteremo in queste situazioni qui. E io spero in tesori ancora migliori dei semplici materiali. È arrivato anche un architetto. Allora, quando hanno il nome in inglese, amici miei, vengono dal moddato. Allora, abbiamo trovato dell'acqua. Una chest, fermi. Un altro sgabello, sono pieno di sgabelli, zio. Abbiamo trovato dell'acqua, adesso possiamo portarcela appresso per attutire, vedete, la caduta ed evitare di fare una brutta faine. Oddio, questo lo ammazzo. Il nostro amico. Oppla, oppla. Il nostro amico Terrarione divide il terreno in superficie. Fermi tutti, io non riesco a parlare perché c'è troppo content. Guardate qua. La banda della rigenerazione, boys. Fermi tutti. Aumenta lentamente la vita. Quindi quando perdiamo danno, questa è una svolta. Perché sul lungo periodo useremo molte meno pozioni. Vi dicevo, il sottosuolo si divide in posti dove possiamo appendere la torcia. Vedete, qui no. Quindi un primo sottosuolo, lo chiameremo sottosuolo. E poi un underdark molto più, con nemici molto più forti. Ovviamente la rarità dei materiali aumenta, i nemici aumentano, tutto aumenta insomma. E poi sotto c'è l'inferno, regà, l'inferno è tosto. Minerali di ferro, altro ferro, la ore miner è bellissima, boys. Posso fare una specie di doppio salto? Bello! Figo! Anche le silk potrebbero servirci per fare un letto per mettere lo spawn point. Vediamo un po' cosa vedono i miei occhi da elfo. Di nuovo ferro? Tungsteno. Il tungsteno dovrebbe essere un equivalente del platino, che è un equivalente dell'oro, se non sbaglio. Perché ogni mondo ha la crimson o la corruzione, oppure. E svariati materiali, tutti diversi tra di loro, ma che sono equivalenti, non vi preoccupate. Cos'è sta roba? Che cazzo sei? Un fregno di zaffiro. Si può indossare Stealth Strike Project Spawn a Gem Spike when destroy. What the fuck is this? Scusa, che non so, be broken down an extractionator. Stealth Strike Project Spawn Projectile, quindi vuol dire che io gli devo sparare quando non sono visto. Esiste lo stealth? What the? Un altro cuore, signori! Un altro cuore, e qui c'è dell'ottima ametista? Sì, buonissima. Aspetta, che c'è uno slime infervoratissimo. Questo è uno slime blu. Terribile, non è vero? È tranquillissimo. Ma vabbè, senti, facciamo una cosa, andiamo giù. Aia! Un piranha, mi sa che siamo in un bioma. Tipo del granito, forse.
Opla, abbiamo preso anche un po' di topazio. Un altro cuore, raga. Ma quanto è bello esplorare in sto gioco. Attenzione allo slime rosso. Allora, guardate un po'. Vedete, 21, 22, 23. Stiamo rigenerandoci. E adesso abbiamo 160 punti ferita. Che figo. Ragazzi, il bioma dei funghi colorati. Anzi, dei funghi glowing, come si dice? Fosforescenti. E un altro i due cuori. Ma che culo. Ottimo, potremo affrontare svariate avversità. No, vabbè, raga, ma che è sta botta di fortuna? Adesso muoio. Adesso muoio. Questi funghi sono importantissimi perché ci permettono di fare le pozioni curative superiori. Allora, mi sono finito i buff, quindi io ripremo B e mi prendo la mia altra pozione. Un diamante buonissimo. Vi faccio notare che c'è uno zombie che ha un coso per respirare. Ma è un morto. Però lui non lo sa e quindi. Attenzione, stiamo morendo without ossigeno. Diamo una boccata, prendiamo una boccata d'aria. Una delle mie cose preferite, signori. Muori, bestia di Satana. Abbiamo trovato una ferrovia. Noi sempre abbiamo la possibilità di fare un kart. Se ne troviamo altri, saranno più veloci. Ma guardate quanto è bello, ti permette di esplorare grandissime distanze, vedere cose. No, torna indietro, zio. Torna indietro. Eccoci qua. Aspetta. È difficile senza il doppio salto. Uff. No, ragazzi, fermi. Ma che bucio di culo. Annulla i danni da caduta. Annulla i danni da caduta. Vuol dire che non subiamo più danno. Possiamo buttarci a cannone. E non ce ne frega più niente. Che spettacolo. Oppla. Sono pieno? Sì, sono pieno. Togliamo una porta. Togliamo il fango. E il cuore. Qui possiamo fare organizza. Perfetto. Allora, mi pare di aver visto altri cuori. Che spettacolo. Vabbè, raga, io 200 punti ferita la seconda puntata non l'ho mai fatti, cioè la puntata in cui scendo giù. Tra l'altro stiamo facendo un sacco di diamanti, un sacco di gemme. Queste ci sono utilissimi per fare la Magic Storage. Che devo essere sincero, è forse l'unica cosa che va a eliminare la più grande mancanza di Terraria. Ovvero Terraria è tutto dentro le chest. E certe volte trovare gli oggetti è fastidioso. Ok. Vedete? Non ho preso danno. Oh, ma che meraviglia. Oddio, i fantasmi! Perché c'è un fantasma, raga? Aiuto, che paura. Qui siamo ancora nel bioma, cioè nel livello che c'è il ferro. Aio. Vattene. Bisogna evitare di essere troppo avidi. È cambiata la musica. Attenzione. Perché se siamo troppo avidi perdiamo almeno una moneta d'oro e mezzo. Se andiamo in un bioma dove ci sono mostri troppo forti o lava che adesso ci uccide. Bella la musica comunque. Non so se volete. Non posso. Che cos'è qua sotto? Fermi. Regà, questa non la conosco. È roba moddata. Cazzo, fratello. Si sono arrabbiatissimi. Mi stanno sparando. Ma cos'è? Sembra Starbound. Fermi tutti, togliamo l'acqua un attimo. Stivali del corridume. Quello che li indossa corre velocissimo. Ma che belli! No, mi servono. Allora, togliamo questo. Accettiamo questo. Sì, dai. Poi saccheggia tutto. Questo ti trasporta in un luogo a caso, ma anche no. Togliamo lo sgabello, ti impedisce di raccogliere oggetti mentre è nell'inventario. Non la voglio. È un kettlebell. Non la voglio, la brucio. La dinamite sarebbe figa. La statua non ci faccio niente. La ghianda non ci faccio niente. Questo non ci faccio niente. Saccheggia. E. Oh, non so che buttare, raga! Gli shuriken.
Cassa di arenaria. Allora, proviamo a entrare, se vediamo il brutto e scappiamo forte. Ho paurissima. Salve. 80 punti ferita, non dovrebbe essere un problema. Ah! Perché sono fermi, non mi attaccano? Ma cosa sono? Dei ragni robot, raga. No. Devo buttare qualcosa. Borsa di erba. Ma come la borsa di erba? Vabbè, butto questo. Abbiamo trovato dei droned power cell. Ok. Ma non mi attaccano. Cos'è sta roba? Pronto? Ah, ok, era quello. Ma raga, ma davvero è una citazione a Sterraria? Sì, a Sterraria. Oh! Aiù! No, raga, ma è tutto un bioma. È della Calamity. Secondo me è una citazione a Starbound, boys. È identico. Però siamo pieni e non possiamo fare altro che dovercene andare. Lo so. Usiamo la pozione di chiama e torniamo a casa. Oh, che storia triste. Allora, guardate quanta più roba possiamo craftare. Madò. Allora, innanzitutto le barre. Guardate quanto ramen. Guardate quanto poco tungsteno. E guardate quanto poco d'oro. E infatti stava a dire, sono 4 i materiali nel mondo di base, è vero. Se ci avviciniamo qui però... possiamo fare il gancio d'ametista, raga. Lo faccio per forza. Il gancio è una svolta, ti permette di raggiungere posti. È tipo un rampino. Vedi? Quindi adesso siamo veloci. Che abbiamo le pepette. Ci arrampichiamo, non facciamo danno da caduta. Cioè, è una svolta. Ci servirebbe solo il doppio salto. Andiamo a vedere che altro fa. È vero, è arrivato anche il tizio che vende blocchi. Va bene, noi non giudichiamo. Guardate la Magic Storage. La possiamo fare, la facciamo? Io ci provo. Allora, per fare la Magic Storage serve lo Storage Crafting Interface. Eccola qua. Lo storage unit che vale come una chest. Per adesso la mettiamo qui. Sì. E poi serve l'heart, il cuore. 2 diamanti e 3 smeraldi. No, non mi dire che ho sprecato tutti i cosi. Non me lo dire. Ti prego, non me lo dire, fra. Non c'ha gli smeraldi. No, l'ho fatta di ametista. Intanto facciamo rifornisci. Qui non c'è... No, mi sa che non c'ho i diamanti. Vero? Vedete perché? Perché non trovi niente in Terraria dentro le ceste. Perché gli oggetti sono tantissimi. Quindi... No, boys, non possiamo farla. Però possiamo fare il bastone dello slime. E io lo faccio perché evoca un piccolo slime che combatte per noi. E io trovo le evocazioni utilissime per non dover impazzire. Sono molto triste, boys. Già. Molto, 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 molto triste. Vabbè, senta, io a lei le distruggo casa? Non so che fa. Vabbè, la faccio qua. Metti che debba arrivare qualcun altro, noi siamo pronti. Quindi qui non, manca lo storage. Ci servono i diamanti. A questo punto, io direi di tornare nel sottosuolo, armati di cattivissime intenzioni. Certo che sarebbe bello avere la pozione quella figa. Dicevo, sarebbe bello... Minatore ce l'ho, splendore ce l'ho, non c'ho lo spelunker. Peccate. Ma adesso... Ma no, ragazzi, sono stupido. Prima di iniziare la puntata mi ero comprato la piggy bank, la seconda piggy bank. No, 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 no. Così.
Quindi potevo mettere piazzare questo e mettere gli oggetti dentro. Off. Sono molto triste. Va bene, va bene, va bene. Ah, quando avete scavato potete fare così e lui continua a piazzare le torce. E le cose. Vedete che mi scende il numero? Figata, lo adoro. A parte che adesso ci possiamo buttare. No, non c'ho. Scusate, io andrei al buio, ma voi giustamente non vedete niente, quindi mi devo prendere le torce, cavolo. Ah, oppure facevo così. Esatto. Sono luminoso! Opla! Allora, continuiamo la nostra avventura? Ma sì, ma però non si dice. Continuiamola di qua, va? Giusto, non ci sono mai andato qui, sì. Ogni tanto la strada si interrompe e siamo costretti a fare così. Andiamo un po' più sotto, voglio trovare altre meraviglie. Devo dire che con gli accessori incredibilmente bene per la prima puntata, eh. Certo che sto piccone però c'avevamo tutto il ferro necessario, potevamo farcelo, boys. Potevamo fare il piccone migliore. Migliorare gli strumenti può sembrare una cazzata. Anzi, sapete che vi dico? Ce ne abbiamo tante, di richiamo. Migliorare gli strumenti può sembrare una cazzata. Tu dici, ma che cacchio, ho appena fatto quel piccone là. No, cavolo, fai quello bello, fai quello migliore. Perché conviene. Dove si va il piccone? Wait, what? Piccone di ferro. Ah, serve del legname. Giustamente. Minecraft insegna, no? Eccolo qua. Allora, questo fa 4 e ha il 35%. Questo è 4, fa 5 e ha il 40%. Quindi è un pochino migliore. Per fare quegli altri. Ma per fare una corona invece. 5 è un rubino. E se io il rubino ce l'avessi? E se io non mi ricordassi, ma forse un rubino ce l'ho? Ma ce l'ho un rubino. No, non trovo nessun oggetto, ecco perché mi serve la Magic Stone in cerca. Non trovo niente. Il TDA si fa sentire. Non ce l'ho il rubino. Lo so. Volevo farvi un piccolo boss. Però. Se troviamo l'oro, o troviamo i rubini, potremo farlo. Guardate qua. Vedete? La differenza sembra poca, ma poi a conti fatti, quando scavi 100.000 blocchi, la senti tutta. Credo di aver trovato un bioma con i ragni? Beh, direi di sì. Credo. Non lo so, non li vedo. Pronto? Niente ragni? Allora rubo le ragnatele e me ne vado. Minchia quante. Che paura. Guardate lo slime come combatte per noi. Fantastico. Comunque sono fortissimi questi ragni. Tacci vostra. Taradara. Voilà. Ma è enorme. È arrivato uno squirrel, what? Cosa troveremo qui? Filo di ragnatela. Ok. Pozione cattura dolce e pozione richiamo e due di oro. Niente male. Ho apprezzato, grazie. Continuiamo la nostra avventura. A questo punto io proverei di scendere. Cosa vedo nei miei occhi da elfo? Non posso minarlo. Ovviamente ci sono dei materiali che hanno delle resistenze. Raga, abbiamo 340 punti ferita. Certo, abbiamo la difesa di Giacomino, però. Guarda, trovo di tutto. Ho trovato gli zaffiri. Ma non ho trovato i topazi. No, i rubini. Maledetti rubini. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Quanto adoro queste cose che prendi e trovi. L'estrattore, buonissimo.
L'estrattore ti permette di distruggere blocchi che non hanno utilità, tipo la... Non mi viene il nome scientifico. Lo chiameremo... Oh! Mi è arrivato un sasso gigante addosso! Ho perso tipo 50% di punti ferita. Oh, una medusa. Insomma, ci permette di ottenere della roba da quelle. Ora, se soltanto poi mi ricordassi così, roba. Ho paura che qui ci sia... L'hai visto il sasso? Guardate che il mondo è pieno di terrori. Di orrori. Cos'è? Ah, dell'oro, grazie. Molto gentile. Questo cos'è? Ma è il cadavere di un pipistrello. Pensavo di... Cioè... Scendiamo qua sotto. E speriamo di... Smeraldo? Ci serviva? Non lo so, forse sì, forse no. Ovviamente il rubino che ci serve non lo troviamo, però vabbè. Siamo abituati a questo ed altro. Qua a destra c'è qualcosa che sbrilluccica, boys. Però potrebbe anche essere una piantina, eh. Non lo sappiamo. Oh no. Oh no. Fatemi respirare, datemi un secondo. Ah, non c'è. Non c'è un secondo da perdere. Ma, ok, usiamo... Facciamo questo, questa cosa tattica. Raga, vi voglio far vedere quanto... Scusate. Cioè... Guardate quanto cazzo abbiamo... Siamo scesi. Oh, chi è un verme? La tenia. Vate via, vattene via. Questo credo sia uno di quei blocchi. Blocco insabbiato. Sì. Non sapevo neanche che si potesse usare quella del mine. Cioè, stiamo lontano da casa, eh. Molto lontano. Forse vicino all'inferno? Non lo so. Anche il cielo è esplorabile. Ci sono nemici, ci sono boss. E la cosa bella è che il mondo cambia. Una cosa che adoro è che il mondo cambia. E che invece in Minecraft rimane tale. Ta 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 ta. Sto morendo, non me ne accorgo. Ok. L'acqua è comoda per scavare, però. Oh. Una bella cavernola. Una cosa abbandonata con gli stivali di Hermes. Se sentite piangere la mia gatta, che non si sa perché, guardate il rubino, quando caga piange come se la stessero torturando. Non sto scherzando, eh. Lei caga, fa la cacca tranquillamente, dopodiché comincia, esce e fa miau miau miau. Credo che voglia comunicare al mondo che l'ha fatta. A ognuno c'è il suo, boys. Allora mo il rubino ce l'ho, eccolo qua. Penso di poter tornare. Dov'è? A casetta. Eccoci. Boh, niente ci fermerà, Niente ci potrà fermare. Posso craftare un cristallo? Oh my. Oh my god. Seriously? Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Che ci serve? Heart. No, il diamante! Ma non è vero che non ci serviva il rubino, ci serviva lo smeraldo. Però lo smeraldo ce l'ho. Eccolo. Non ho il diamante! Non ho il diamante, regà, non ho il diamante. Ma forse qualcuno me lo vende. Dai, il mercante che non vendi diamanti, scusami. Mercante, vendi diamanti. Minatore, tu li minimi, diamanti, no? Tu? Che vuole, chi è questo? Scusami. Vende le ghiande, vende le persone! Un contrabbando! Ma com'è? Ma com'è possibile? No, aspetta, 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 aspetta. Fammi capire. Fammi capire. Non dirmi che questo è un albero che poi fa diamante. Fa le cose di diamante. Aspetta. Perché risolve tutti i nostri problemi, eh? Ok. No, dove si pianta sto coso?
Può essere posizionato, sì. Forse il diamante andrà sulla pietra? Non lo so, ragazzi, sto proprio ipotizzando. Sì! Però stiamo attenti a non romperlo. Mettiamo una torcia. Fantastico! Non c'è il bombillo, purtroppo. Lo so. Che vedevo dire. Allora, mentre torniamo, cioè, quando, visto che siamo tornati, rifacciamo il discorso delle, delle barre. Perché adesso abbiamo un po' più di tungsteno, miei signori. E anche un po' più di ferro. E ancora molto ramen. Quindi... Però pochissimo oro. Molto poco oro. Eccolo l'ametista qua, tra l'altro, che cercavo. Questa posso aprirla? Ah, mi ha dato delle piantine. Grazie, utili per fare le pozioni. Però non ci sono utili adesso. Dicevo, vorrei fare un piccolo boss. Ovvero il primo, in realtà. Però serve l'oro per forza. No, 5 barre di rubino, lo possiamo fare. Lo possiamo fare. Cioè, forse, vediamo. Nell'incudine, sì. Corona. No, io ho sbagliato tasto, scusate. Corona. Eccola qua. Signori, il nostro primo boss. Ma che emozione, mi sento emozionato. Posiamo qui tutta la robetta. Andiamo a prendere soltanto la gelatina, mi sa che ce ne serve 20, e questa qua. Ok, visto che questa è la nostra prima, cioè questo è il nostro primo boss, io andrò a utilizzare la tattica della nostra amica tizia qua, non so come si chiama, Piero. Quindi andiamo a cercare l'arco. Non so quanto sia difficile, sinceramente, eh? Oddio, forse potrei andarci un po' più con leggerezza, che dite? Mostra la posizione dei nemici, no. Ti trasporto il luogo a caso proprio neanche morto. L'unica cosa, mi serve un po' più di gelatina. Così poca gelatina, andiamo a uccidere qualche slime. No, non volevo uccidere quello. Ah, ma sapete il problema? È che questo mostro, questa evocazione, si fa solo... Gli slime? Si fa soltanto nell'altare demoniaco. Vero? Sì, in altare cremisi. E vuol dire andare lì sotto, regà. Oddio, chi è? Chi sei? Dove vai? Cosa cacchio è sta roba? Vai, uova marce. Un pesce fuor d'acqua, perché sta piovendo? Oh, eccolo uno slime. Dacci la gelatina, per favore. Grazie. 11. Oh, questo c'ha l'ombrello, giustamente piove, ragazzi, l'ombrello è importante. Adoro sto gioco, raga. Bestia di Satana, muori. 18. Altro slimino piccino. Quando stai vicino a casa, di solito lo spawn rate è più basso. Vedete quanto siamo più veloci adesso? Eh no, qui non posso... No, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo diventare più forti, ragazzi. Allora, questo è un casco di latta e ci dà 2 a difesa, ma io voglio i buff generati dal set. Quindi o ce lo facciamo tutto di ferro, e ne abbiamo, oppure creiamo soltanto un pezzo di tungsteno. Cos'è sta roba? Iron Francisca. Va bene, d'accordo. Guarda qui. Maglia metallica in tungsteno, 5 difesa più 1 life regen. Cazzo, questo è buono. Però ne vuole 16. 10, 26. Non riusciamo a fare le pepette. Sapete che vi dico? Ma sti cavoli. Guardate quanto diventiamo fighi. Bam. Più 1 di regen, ovviamente 9 a difesa e prima non c'avevamo niente. E poi magari le pepette ce le facciamo di ferro. Adesso mi sento un pochino più sicuro. Non troppo più sicuro.
Perché abbiamo comunque ancora la spada di merda. Forse potrei usare questa magia qua. Dai, proviamo. Proviamo, boys! Eppure notte. Si vede? Ci vedete? Tu dici, Manfred, ma noi non potremmo rispondere. C'avete ragione pure voi. Allora, vediamo prima di... No, dai, prima di rompevo il culo. Quello slime rallenta, eh? Ok, riusciamo, non dico... Non dico che siamo fortissimi, però riusciamo a tenerlo a bada. Allora, ecco qui l'entrata alla Crimson. Questa è tosta, eh? Questa è molto tosta. Ah! Ok, allora noi... grazie. Noi non veniamo a rompere questi perché non ce la facciamo. Noi andiamo a cercare un altare demoniaco. O cremisi in questo caso. Oddio, ragazzi! Ah! Porca paletta! Fermate! Mi dispiace che non vediate. Ok. Che cos'è questo? Una cisti del perforatore. La cisti perforante. What the fuck is this? Va bene, comunque, eccola qua. Questa è letteralmente una crafting table. Soltanto io non ho la gelatina, non ci posso credere, raga. Non ci posso credere che sto così ricoglionito che non ho la gelatina, no. Ma porca di que... Oh, lui è una gelatina. Solo che... Ah! Oddio. Dov'è il gel? Dov'è? Ti prego, chi va gelatina, coso? Dove stai? Ah, è vero, c'ho il coso. Eccolo! Dai, raga, questo dropperà due di gelatina. Come fai a non dropparle? Non mi... Sì! No! Sì! Che culo, raga! Che culo! Mi dispiace, ogni tanto casco, faccio la figura della peracotta. La luna di sangue sta sorgendo adesso. Ok, ce l'abbiamo. E possiamo craftare l'evocazione del primo boss, signori. Ora la domanda è, come torniamo a casa? È un'ottima domanda. È un'ottima domanda la vostra, ma... Non ho la più pallida idea, perché qui continueranno a spawnare stronzi e io non posso uscire perché è duro il materiale. Troveremo una soluzione. Ah, sono riuscito a uscire. Mi dispiace se è ancora buio. Ah, che paura, raga. Wow, madre di Dios. Ok. Ci sono ancora i mostri giusti. Ah, perché adesso c'è la luna di sangue, ragazzi. Lo spawn dei mostri è aumentato e ci sono dei mostri particolarmente ostici, tipo questo. Non è lo zombie classico, ma è lo zombie del sangue. Esatto. Però torniamo a casa, magari che... Vedete che piove sangue. Guardate, se la prendono anche con gli NPC. A pezzi di Fangern. Vattene via. Allora, qui vedo che c'è lo Squirrel che c'ha qualche problema. You will suffer. Non è bello, zio. Come vuoi... Devo soffrire. E come potete vedere io volevo battere un mostro, ma i mostri hanno deciso che vogliono battere me. Molto bene. Ovviamente è un ottimo modo per far soldi. Certe volte è anche un ottimo modo per morire. Grande il mio slime che fa un lavoro sporchissimo. Purtroppo alcuni volano, perché in realtà quelli che vanno a piedi non sono un grande problema. Prendendo un sacco di danno. Vabbè, mentre loro muoiono. E lo Squirrel è sicuramente in quei giorni. Eh no! Vattene un po'. Summoner, Weaver's Prophecy Level Up. Che castracacchio vuol dire? C'è una mod che fa qualcosa e io non lo sapevo. Aspetta. Non consumabile. Slimy Crow della Fargo Mutant. Ma è non consumabile. Non ho capito bene, ma facciamo finta di niente, eh? Voi dite ieri sì. Allora, mi serve della legna? Serve più legname.
per craftare un'altra casetta nel caso in cui mi vogliono picchiare comunque. Ma come si entra? Ah, perché entrano da sotto. Eh sì. Dicevo, per craftare la casetta però non me la fa fare perché... Ah, 50 di legno. Mizzica, riuscirò a fare un po' di legno? Il corvo! Allontanatevi che sto a far falegname. Ma tacci, quanti siete? Oh! Che paura! Oh, ma questo è entrato dentro casa! Non aprire quella porta! Oh, se n'è andata, ragazzi! Se n'è andata! Mi dispiace, volevo pure fare un'arenina, cioè un'arena, ma purtroppo sono morto. Come potete vedere, sono diventato un fantasma. No, non è vero, mi hanno droppato delle bag. Dentro ci stanno degli estetici fantastici. Adesso sono un fantasmino morbido. Adoro. Il mio... questo. Il mio slimino ha fatto un sacco di lavoro sporco. Mi sono chiuso dentro un posto e ho aspettato di sentir cambiare la musica. Ci diamo anche un pesce, perché sì, se lo merita. Maybe. E andiamo a fare... Allora, per fare l'arena... È molto semplice in questo momento perché non abbiamo veramente un cazzo di niente. Facciamo un po' di questi. Opla. E li mettiamo... Ah, ma la tizia è andata là. Ah, perché ho rotto la porta. Giustamente, loro non amano avere casa divelta. E credo di poterli capire in qualche maniera, no? Quindi. Facciamo... così. E poi ci mettiamo questo. Poi lo facciamo così. Tanto poi ci costruirò sopra. E dovrebbe essere grande il necessario per scappare dal nostro amico. Che è questo? Così di botto senza senso, raga. Eccolo, minchia quanto è grosso, il re slime. Ora il re slime sembra molto lento. Sebbene abbia 2000 punti ferita non dovrebbe essere un problema a meno che non diventi più veloce. E se battiamo il nostro primo boss dovrebbe pure arrivare un PNG. Minchia quanti danni fa però. Allora però la mia staffa io vorrei che combatta. Aia, no. Arena. Tra l'altro, se coinvolgete l'arena, sì, l'arena, se coinvolgete i vostri amici PNG, loro tireranno bombe, granate. Comunque, vedete, io posso andare qui e curarmi. Perché lui si teletrasporta, il merdone. Forse è meglio... sì, è meglio il mio amico qui. Aia, mi ha fregato. Ah! Vorrei un'arma vera. Oh. Sto morendo malissimo. Ok, più tranquillo adesso. Ci conviene quasi scappare e continuare a spammare il boomerang. C'ha 500 punti ferita, raga. Ci siamo quasi. Certo che l'arena l'ho fatta proprio male. Mi dispiace per i puristi di Terraria, non odiatemi, vi prego. Vai Cletus! Si chiama Cletus, non si chiama Franco. Si chiamerà tutte e due, ho detto. 114. Dov'è il mio slime? Oh, ma che servi? Ti licenzio. Bisogna fare così. E voilà, è morto, signore, è morto! Yuppidu, guardate la roba! E forse abbiamo preso uno Shadow of Diamond. Me lo ricordavo questa cosa, che la Magic Storage ai boss aggiunge i diamanti e quindi... gli slime diventano amichevoli. Che carina questa cosa. Me la metto quando ci sarà la pioggia, metto un banner. C'è una mod dei banner fighissima, boys. Questo è il solidificatore che ti permette di avere oggetti fatti di slime. E questa cosa la possiamo rispammare. È molto figo, eh. Quindi prendiamo i nostri 30 monete d'oro. E adesso io andrò a cercare il mio diamante.
Perché sono sicuro che c'era il mio diamante. Sapete che forse non c'era. Non c'era, però posso farne un altro. Ed eccoci, signori. Ve l'avevo promesso. Oh, che ce l'avremmo fatta a farla in questa puntata. Ma minchia la roba. Guarda la roba, boys. Fermi. Madonna, sono tutto piano. Vedete perché? Che dicevo, delle casse. Allora. No, l'uncino slime. Io non ce l'avevo quando potevo, quando esisteva. Ma che, cioè, quando giocavo io. Guarda che figata, sono Dr. Octopus. Solo che ne ho tre. Molto più figo di quello d'ametista, che purtroppo ho sprecato 10 d'ametista, ma... Sti cazzi. Abbiamo la sella anche. La sella, se non sbaglio, con la questa mod qui. Sì, questo mod qui, questo tasto qui. Ti permette di evocare questa sella. Che è un po' lenta, però casca molto veloce. Di solito la gente la usa per fare così, tipo... Ora io sono caduto di sotto, no? Solo che in realtà devo risalire. Quindi mi dispiace vedere un momento di buio. Ecco. Allora, boys. Finiamo questa puntata con il nostro reward. Intanto ci abbiamo un sacco di gelatine. Sono Felix. Dov'è il mio altro diamante? Ho perso il diamante! No, ragazzi, semplicemente il Shadow of Diamond viene droppato una volta da ogni singolo boss, quindi sono dovuto andare a prendere i diamanti. Io mi sono fatto un po' di off-camera, mi ero ripromesso di non farlo, ma volevo lasciarvi con questa meraviglia. Quindi ho trovato 5 diamanti e ho trovato anche dentro una bag il vestito da alieno. Guarda che figo, da aliens, bellissimo. Quindi, dicevamo, adesso dovremmo avere tutto... Per craftare lo storage heart, eccolo qui. Bam! Allora, adesso funziona. Yes! Come funziona? Funziona che qui ci mettiamo gli oggetti. Quindi, deposit. Ok? Come potete vedere, qui ci sono i nostri oggetti. Questo è una crafting station. E ci va, cioè un crafting table, ma ci vanno le crafting station. Quindi, per adesso... Abbiamo... C'era anche quello per lo slime, che non trovo perché non vedo mai niente. Marco Scron. Vabbè, ci mettiamo, guardate qui. Bam, vedete, adesso posso già fare l'anvil, la fornace e l'anvil. Posso fare tutte queste cose perché... Perché c'è dentro solo il ferro, ok? Questa qui è una chest, un equivalente di una chest, 6 su 40. Quindi noi dobbiamo metterci dentro del legno... Che mo vai a trovarlo. Ah no, ce l'ho qui. Bam. E delle chest vuote, tipo queste. Quindi adesso qui dovremmo vedere. Si può aumentare sto coso fra. Che figo. Che figo firata. Eccolo qui. Possiamo craftare queste. Ok. E possiamo farle diventare non così. Come si fanno? Storage unit. Ah, serve una burra d'argento. Merde. Super merde. Forse una barra d'argento ce l'ho da qualche parte, però dai, oh. Ah, qui abbiamo le chest. Eccolo qui, questo qui serve per fare la roba di slime. Forse qualcosa di equivalente? Allora, buttiamo tutto dentro. E vediamo se possiamo. Ancora no. Merde, merde, merde. No. Barra d'argento, 10. Quindi probabilmente sono 10 di tungsteno. Merda, dobbiamo andarlo a prendere. Comunque, boys, la sostanza è questa. Adesso ci sono 16 su 40. Io posso prendere tutto quello che c'è qui dentro. Rompere e buttare dentro. Adesso sarà 36 su 40 e qui possiamo craftare tutto quello che vogliamo automaticamente senza dover andare a cercare in ogni crafting table oppure mettere i filtri, armi, roba magica, roba da summoner,
pozioni. Ovviamente ancora non abbiamo le giuste crafting table, ma ce le avremo col tempo. Quindi, signori, io vi saluto, spero vi siate divertiti. Questo qui è Terrarione, seconda puntata, abbiamo fatto un sacco di cose. Storage e... beh, anche il mostro. Mostro che è ripetibile, questa cosa è fantastica. E forse anche meno tediosa, perché ogni volta devi tornare indietro. E poi con questo fare un pochino di soldini. Io vi saluto, bella per voi. Ciao, slimes. Ormai non ti temiamo. Addio!